Ciao a tutti. Allora, mi viene difficile concentrarmi perché ho un certo cerchio alla testa. Comunque, cerchiamo di rilassarci e guardare avanti. Oppure guardare indietro, che almeno si impara dal passato. Ma su cose del passato volevo dirvi una mia chicca personale, no? Che dovete sapere che ho avuto un fidanzato completamente fuori e non faccio i nomi perché va a denunziarmi perché è molto molto permaloso. Ma siccome lui soleva darmi della prostituta in mal senso, detta anche troia e a volte puttana, voglio fare questo video così se lo vede la sua famiglia sa che tipo di figlio si è fatto. Poi ognuno giudica secondo la propria coscienza se ne ha una. Che non so se lui ne abbia una. Credo di no. Comunque mi aveva trattato molto molto male e un giorno tra vari insulti c'era appunto questa parola troia sempre, cioè proprio sulla sua bocca. E io a un certo punto gli ho detto, si vede che io e tua mamma siamo nate lo stesso giorno e condividiamo anche la stessa professione. Lui, siccome non sa difendersi a parole, no? Ha pensato bene di cercare di darmi un pugno. Bene, grazie. Ovviamente me ne sono andata via subito dopo questa cosa perché non mi merito di essere massacrata di botte, ma nessuna donna si merita di essere massacrata di botte per nessun motivo al mondo. Se non sapete parlare, cioè, esiste anche la possibilità di mollarsi, cioè, anche senza dire niente si può andare via. Ma evidentemente non, certe persone non hanno il controllo delle mani, no? E allora, niente, volevo dirvi che dopo anni, no? Deve aver adescato una persona in modo tale che mi contattasse su Facebook chiedendomi se lo conoscevo e non l'ha fatto una volta, l'ha fatto due, mi sembra almeno due volte con nomi diversi, per motivi che io non conosco, anzi penso di conoscere, diciamo che forse serviva lui dei soldi. Ma comunque, cioè, la cosa divertente è che lui mi ha chiesto scusa, non si sa perché, perché lui mi fa, ti chiedo scusa, io mi stavo chiedendo, ma per cosa? Cioè, tu hai sempre pensato di aver ragione, di essere la ragione, arrivata sulla terra per compiacere a noi tutti. E io gli ho detto che chiaramente non lo perdonerò mai perché non si può perdonare una persona simile, una persona che ti insulta, che si ubriaca tutte le tante sere, infatti non sapevo come lasciarlo e quando l'ho lasciato avevo un po' paura di finire tipo come le donne di Amore criminale, cioè fatta fettine, no? Perché, scusate, di nuovo, ho di nuovo Skype troppo attivo, temevo appunto di finire come le donne di Amore criminale che vengono fatte a fettine, no? Sbucciate vive, sparate in testa, strangolate, no? Ho un po' paura, no, ma comunque io anche se ho paura le cose le faccio lo stesso, mi cago sotto, ma nel frattempo che tremo le faccio lo stesso perché ditene uno e andatevene tutti a fare in culo, se pensate che sono una puttana, pensatelo pure, ma non avete diritto di rovinarmi la vita. Rispondo io alla mia coscienza con quello che ho fatto, quindi sono anche un po' cazzi miei, ecco, detto proprio spicciolo, per farlo capire a queste menti geniali. E quindi, cioè, praticamente mi voleva imporre il perdono, perché, non mi sembra un atteggiamento molto maturo portare tutto questo rancore. Innanzitutto, fatti i cazzi tuoi, che ne sai tu se sono una persona matura o no, visto che, non, grazie al cielo, non ci vediamo da più di 5 anni. Secondo, c'è chi perdona o non perdona, è una libera scelta, non si può imporre il perdono. Terzo, già che fa così mi fai venire il perdono, cioè già io non sono una persona portata per il perdono. Già che fai così significa proprio che non è cambiato niente in te. Nel frattempo ovviamente sta avendo figli così, come conigli, no? Più o meno. E niente, cioè, volevo soltanto dire ai suoi cari genitori che appunto non ho accettato le sue domande di scuse, lui, cioè, sale sempre sul narcisismo, cioè bisogna soltanto fargli
una piccolissima provocazione, lui si incazza come una iena, no? E perché non sa misurare le parole e la sua reazione, no? Tu gli dici ciao, magari hai un tono leggermente scazzato perché hai i cazzi tuoi, lui pensa che ce l'hai a morte con lui, perché lui è al centro del, non del suo mondo, ma del mondo, deve essere al centro del mondo di tutti noi, no? E invece no, non funziona così, non nella società civile almeno. E vi dirò una cosa, che se una donna scopa, non è troia, è esercizio della propria libertà, non sta a te giudicare. Scusate, ho avuto un'interruzione, dicevo, se una donna decide di darla via, è esercizio della sua libertà, non sono cazzi vostri. Decidere se è troia, mignotta, zoccola o altre simpatiche cose. E per il semplice motivo che non siete l'autorità morale del mondo, non lo siete, no? E volevo dirvi che se siete tanto cattolici, mi sembra che Gesù avesse fatto il discorso della montagna, che era un discorso di accettazione. Inoltre, mi sembra che ci fosse un'adultera che lui abbia perdonato, e anche una tizia che si era messa a piangere così tanto che le aveva lavato i piedi. Quindi, se sono tanto puttana, no? Non dovrei essere proprio così odiata da Gesù Cristo. Ma a parte quello, voglio dire, il perdono non si può imporre, cioè se una persona vuole lo dà. E non è neanche questione di portare rancore, ma una persona vorrebbe dimenticare, no? Dimenticare. E lui mi aveva addirittura detto, no? Siccome lui è molto più sapiente di me, che lui non ha mai odiato nessuno. Sì, grazie. Lui non mi odiava, però mi cercava di menare, ecco, perché non si può mai dire che lui mena le donne, no. Ha avuto un polso perché mi stava per arrivare un pugno qua che mi ha fatto male per una settimana, perché lui non mena le donne. Aveva cercato anche di prendermi sberle, ma mi raccomando, coprite tutto su quello che fa lui, perché lui ha sempre ragione e gli altri non hanno mai ragione, no? Comunque, questo è quanto, quello che volevo dire ai suoi genitori, l'ho detto. E adesso è inutile che mi minacciate e qui e lì e su del giù, e che mi volete fare una denuncia, che mi volete fare questo, che mi volete fare quest'altro. Smettetela, tanto lo so, lo so, lo sappiamo tutti che io non ho i soldi, voi non avete i soldi, quindi non rompiamoci le palle. È anche soltanto il caso di capire che certe cose non vanno più bene nella società civile. E mi dispiace doverlo dire, siete 700 anni indietro rispetto alle altre persone. Fatevene una ragione. Se una persona vi dice una cosa, non è detto che deve dirvela per forza, per insultarvi, per mancarvi di rispetto o che cosa. Il rispetto non è sempre dirvi avete ragione, no? Il rispetto è anche dirvi le cose come stanno. Ci dispiace, ma è così, no? E quindi niente. Non, io assolutamente non perdono. Ma non perdono per cose meno piccole, figuriamoci per cose così, no, io non perdono. E se pensate veramente che io sia una troia, fate pure, ma proprio niente da qua mi esce dall'altra parte. Non baso la mia vita sul vostro giudizio morale del cazzo, scusate la parola del cazzo. E quindi, cioè, io credo che sia anche ora un pochettino di voltare pagina, perché il 1700 è passato da un po'. E assolutamente io non riuscirò mai a fare una vita così in cui non posso uscire. Se lui pensa che io sto guardando un altro, allora diventa geloso, ma fatti i cazzi tuoi, tu che stai, tu, lui che guardava più o meno tutte. Era una relazione di un'ipocrisia infinita, quindi smettetela, avete stufato. Non riuscite neanche a capire che se una critica può essere anche costruttiva, visto che dicendo di voltare pagina e guardare il futuro invece di analizzare il tempo come era 200 anni fa, in cui assolutamente il padrone di casa doveva essere l'uomo. No, non funziona così ed è anche antieconomico che sia così. Per cui smettetela e io spero proprio che in Italia si giri un po' pagina, perché veramente stiamo arrivando a livelli veramente dell'Arabia Saudita. Con questo un saluto a tutti, un bacio.